Sì, mamma, che c'è? Nathan, io e tuo padre abbiamo deciso di andare nella vecchia casa dei nonni. Dobbiamo pulirla, sai che abbiamo deciso di venderla? Ah, la casa nel bosco, dici? Sì. Perché non avrei tanta voglia. E poi domani ho verifica. Ma sei sicuro? Ma guarda che ti farebbe bene uscire un po' da questa caverna. Dai, mamma, sì, sono sicuro. Chiudi che sto studiando. No, Nathan, ok. Che palle, oh. Ti senti un po' meglio? Abbastanza bene, grazie. Camelia, dovresti andarmi a prendere le pastiglie in farmacia. È che questa qui è chiusa. Non è che potresti scendere in città domani? Devo farmi 2 ore di autobus per 2 pastiglie. Cioè, dato che devo andare domani, ti sentirai un po' meglio, non puoi andare direttamente tu. Camelia, le pastiglie si prendono quando si sta male. Comunque, fai quello che vuoi. Ma ricordati che se domani devi uscire, non passare di qua. Scusa, posso chiederti dov'è la farmacia? La farmacia? Se vuoi ti ci posso portare io. Davvero? Mi faresti un piacere. Ma come mai devi andare in farmacia? Mio papà sta male e la farmacia vicino a casa è chiusa. Ah, quindi immagino che tu non sia di qua. Sono di Isiata. Di Isiata? Cioè, da Isiata fin qua per delle pastiglie. Wow, devi tenere proprio tanto a tuo padre. Tuo padre è davvero fortunato ad averti accanto, sai. Ah, comunque piacere, Nathan. Camelia. Dai, Camelia, salta su. Or did you already forget? Like the time you forgot my birthday. You stood there with nothing to say. Bene, dai. Eccoci qua. È molto alto. Sì, anche io. Ti va se uscissimo insieme un'altra volta? Mi farebbe molto piacere. Devo andare. È stato molto bello conoscerti. Ciao. Ciao.